Buonasera, come molti di voi attendono e come molti di voi mi chiedevano, finalmente posso comunicare che da domani mattina alle 9 cominceremo la distribuzione dei buoni spesa per quei nuclei familiari che hanno fatto domanda e che continuano a fare la domanda per l'ottenimento degli stessi. Da qualche ora ormai gli uffici comunali stanno comunicando a tutti i cittadini, a tutte le famiglie che hanno diritto al ritiro dei buoni e che hanno presentato la domanda, le fasce orarie in cui venire presso la casa comunale per il ritiro degli stessi. Chiedo a chi ha ritiro dei buoni venga esclusivamente il componente del nucleo familiare che ha presentato la domanda munito di un documento di riconoscimento, lo stesso che vi abbiamo chiesto di allegare alla domanda per l'ottenimento dei buoni. Abbiamo avuto negli ultimi giorni centinaia di domande, ne abbiamo istruite fino a ieri 300 e quindi cominceremo da domani a distribuire i buoni alle 300 famiglie le cui domande sono state accolte. Abbiamo accolto quasi tutte le domande che sono state presentate, escludendo solamente quelle che per l'importo delle somme introitate nel mese di marzo, quindi a diverso titolo come reddito di cittadinanza, come contributi di altra natura, superavano le 900.000 euro. Per tutti gli altri nuclei familiari fino a 700 euro le domande sono state accolte e sono state assegnate risorse che sono via via crescenti con il diminuire dei redditi percepiti, quindi a fasce di reddito più bassi corrispondono contributi più alti, quindi le famiglie che hanno un maggior numero di componenti del nucleo familiare e un reddito più basso prenderanno dei contributi più alti rispetto a famiglie con reddito o comunque entrate di altra natura più alte e con un minor numero di componenti. Perciò vi invitiamo a venire qui solamente nelle fasce orarie che vi sono state comunicate o che vi saranno comunicate anche domani mattina e di non affollarvi, perché tutte le famiglie a cui sarà stato comunicato di venire qui presso la casa comunale verranno distribuiti i buoni entro la giornata di domani o al massimo entro la mattinata di dopodomani. Faremo in modo, stiamo cercando di istruire anche le domande che sono arrivate ieri e questa mattina e contiamo di poter distribuire anche a queste ultime domande, non sappiamo ancora il numero preciso, i buoni entro la giornata di sabato, in modo tale che poi i nuclei familiari che ne hanno diritto possano andare ad acquistare i generi alimentari a cui i buoni danno diritto. Perciò mi raccomando, non affrettatevi, uscite solamente un componente per nucleo familiare, il componente in nucleo familiare che ha fatto la domanda e portate con voi un documento valido di riconoscimento. Non ci sono altre comunicazioni importanti, credo che questa sia la più importante. Abbiamo istituito da qualche giorno un conto corrente dedicato all'emergenza sulla coronavirus, quindi all'emergenza epidemiologica, per poter contribuire a aumentare le dotazioni finanziarie, oltre quelle messe in campo dal governo e dal nostro ente, di aumentare le dotazioni finanziarie in favore di quelle famiglie che sono più bisognose. L'amministrazione con i fondi del governo e con i fondi propri fa tutto quello che è necessario, farà tutto quello che è necessario. Se abbiamo chiesto a chi può di venire incontro all'amministrazione, di venire incontro, è perché vorremmo dare ai nostri cittadini, a quei cittadini che hanno più bisogno, un maggior contributo. Quindi chi può fare il versamento sul conto corrente intestato al Comune di San Giorgio Ionico, emergenza Covid-19, all'IBAN che leggete qui sotto questo schermo e vi comunico che quei versamenti fatti sia da privati cittadini che da imprese sono deducibili dal reddito nell'anno 2020. Quindi invito ancora tutti
tutti quanti a recarsi in maniera ordinata alla casa comunale domani mattina per il ritiro dei buoni. Non c'è fretta perché verranno tutti distribuiti nella giornata di domani o nella giornata di venerdì, e invito tutti gli altri a restare a casa perché non sono venute meno le regole per giustificare l'uscita dalla propria abitazione, quindi chi non deve ritirare il buono deve rimanere in casa e tutti gli altri, quelli che devono ritirare, devono venire qui alla casa comunale agli orari che sono stati comunicati loro dai nostri uffici. Voglio alla fine ringraziare per il grandissimo lavoro fatto tutti i dipendenti dell'ufficio dei servizi sociali del comune, che in questi giorni hanno dovuto veramente fare uno sforzo straordinario per istruire le centinaia di domande che sono arrivate, ma era necessario per poter consegnare nei tempi più brevi possibili buoni a tutte le famiglie che con questa risorsa potranno evidentemente fare fronte alle prime necessità anche in vista delle prossime festività pasquali. Auguro a tutti voi una buona conclusione di giornata.